Con questo nuovo video tutorial vediamo invece un nuovo plugin che è un'estensione utile per costruire più facilmente dei contenuti accessibili all'interno del nostro editor di WordPress. L'interessante plugin è un'estensione dell'editor e si chiama TinyMCE Advanced. Andiamo subito a installarlo. Mi sposto in bacheca plugin, aggiungi nuovo. E lo ricerco nella libreria di plugin di WordPress indicando il nome Tiny MCE Advanced e clicco su cerca plugin. Non lo trovo. Come mai? Forse ho scritto sbagliato. Cerchiamo soltanto MCE Advanced, cerca plugin. Ah, vedete, no? Io l'ho fatto staccato, invece Tiny MCE Advanced andava messo tutto insieme. Benissimo, e lui installalo. Siamo sicuri? Certo. Ok. Attiva plugin. Ecco che il nostro plugin è presente. È attivato, lo vediamo qua nell'elenco dei plugin attualmente disponibili e per il momento ci andiamo ad occupare della sua personalizzazione. Clicchiamo su Impostazioni, Tiny MCE Advanced. Vedete che lo vediamo. E la cosa interessante qual è? È che noi abbiamo a disposizione una schermata che ci consente attraverso trascinamento di modificare gli strumenti a disposizione del nostro editor. Togliendone alcuni che magari sono fuorvianti o che non funzionano o che possono indurci a fare un po' di pasticci ed inserendone invece di altri che ci possono essere d'aiuto. Allora, togliamo ad esempio il barrato e come si fa a togliere? Si punta e si trascina in basso. Togliamo il sottolineato per non indurre in tentazione di andare a sottolineare dei termini. Noi sappiamo, abbiamo già imparato che la sottolineatura evoca link, lo fa in automatico il sistema. Andare a sottolineare delle parole che non siano di link è fuorviante ed è sbagliato. Ci lasciamo tutti gli altri, poi magari pian pianino li proveremo, no? Io non userei sinceramente, poi vedete voi, no, una sorta di evidenziatura, come così anche gli emoticon, e invece andrei ad introdurre altri elementi. Ecco, un'altra cosa, ad esempio, che io personalmente tolgo è la dimensione del carattere. Perché in realtà se noi cominciamo a lasciare libera ai nostri redattori la possibilità di creare tanti caratteri diversi, rischiamo di perdere un po' la coerenza grafica, di creare qualche disturbo alle persone che poi vanno a gestire a visualizzare i nostri contenuti, pensiamo alle persone che hanno difficoltà di vista o altro. Quindi io tendenzialmente, se devo dare un consiglio, beh, dico lascia perdere la dimensione del carattere, che intanto noi la gestiamo con il foglio di stile attraverso i titoli, che sono gli elementi strutturali. Aggiungiamo gli acronimi, ecco qua, questo è un modo per descrivere le sigle, e anche le abbreviazioni. Questi qua sono importanti. Una cosa molto molto utile è la tabella, eccolo qua. Tutta la riga per gestire le tabelle che gli mancava, eh? Già questo per dire vale il plugin, come vale il plugin anche la presenza delle ancore, che sono poi quei segnalibri, cioè quei collegamenti interni alla pagina, che poi useremo nel glossario. Eccolo qua. Magari spostiamolo se riusciamo, in modo che sia vicino agli altri elementi di link. E io direi che per il momento mi posso accontentare. Se vogliamo mettere anche la riga, che sarebbe HR, la riga di separazione. E poi ecco una cosa interessante, questo quote che è per le citazioni. È un particolare marcatore HTML che fa in modo di segnalare la presenza di una citazione, diciamo indentando in modo corretto, ma soprattutto in modo semanticamente corretto, cioè l'indentazione non come forma di rientro, ma come forma di marcatura di quello che è appunto una citazione, quindi si va sul significato proprio. Direi che per il momento può bastare.
E andiamo allora adesso a vedere se abbiamo qualcosa ancora da andare a selezionare. E io selezionerei sicuramente anche il menu contestuale, poi se uno vuole se lo prova. Le liste avanzate, tanto al limite uno non le utilizza. Importante quest'ultimo, stop removing the PNBR tags when saving and show them in the HTML editor. Scusate la mia pronuncia pessima in inglese, ma sta per dire che quando noi passiamo per curiosità a vedere il codice generato da WordPress, con l'altra, con la possibilità proprio di vedere l'altra unità di visualizzazione, vediamo bene come è formato con i segni di paragrafo e i segni di titolo e i segni di andata a capo. Per il momento potremmo accontentarci di questo e poi, ripeto, lascio a voi diciamo anche così, la curiosità di provare le altre combinazioni, le altre possibilità e clicco su Salva cambiamenti. Andiamo a vedere però com'è cambiata la nostra barra, scusate, il nostro editor, ad esempio con nuovo articolo, poi magari non lo facciamo. Ma andiamo a vedere, vedete com'è totalmente modificata con tanti tasti in più. Nei prossimi video tutorial vedremo allora come utilizzarla per inserire contenuti accessibili e poi per inserire quell'elemento forse più impegnativo degli altri, che è la tabella accessibile.